Stamattina mi sono svegliato e mi sono accorto d'essere vecchio. Cioè, io ero sempre io, eh. Solo che mi sentivo più vecchio. Allora mi sono alzato e ho fatto tutto come sempre, come se niente fosse diverso dal solito. Però mi sentivo strano. E così mi sono andato a mettere davanti allo specchio e mi sono cominciato a guardare. Oh, io ero sempre io, non era cambiato niente, ma dentro di me mi sentivo diverso. Mi sentivo più vecchio. Così mi sono avvicinato allo specchio cercando di notare ogni piccolo particolare. Ma niente. Tutto era come sempre. E allora, a quel punto, ho alzato le spalle e a bassa voce ho detto, boh, strano. E lì allora è successa una cosa particolare. E sì, perché come ho pronunciato queste due parole, mi si sono subito formate due piccole rughe qua, sotto all'occhio. Io allora mi sono riavvicinato allo specchio e ho detto, ma che cazzo? E come ho pronunciato queste altre parole, mi si sono formate altre piccole rughe qua, sotto all'altro occhio. Io allora lì non ci ho capito più niente. E sì, mi sembrava una follia, non era possibile che mi stesse a succedere una cosa del genere. E così mi sono detto, è un sogno, sto pazzo. E allora ho provato a svegliarmi, a darmi un pizzicotto, ma niente. Io ero sveglio. E era tutto vero. E allora mi sono riavvicinato allo specchio un'ultima volta e ci ho riprovato. Ho detto, casa. E subito mi si è aperta una ruga qua, in mezzo alla fronte. Poi ho detto, mani. E subito ho visto che sto capello qua, questo, mi diventava bianco. E allora là mi sono accorto che ogni parola che io dicevo, io invecchiavo. Ad ogni mia parola la pelle appassiva, gli occhi mi si facevano pesanti e il respiro pure piano piano cominciava a rallentare. Così mi sono fermato davanti a quello specchio per qualche minuto senza parlare. E lì mi sono reso conto di una cosa. Mi sono reso conto che avevo quasi finito le mie parole. Non lo so quanto tempo ho vissuto. Non so gli anni, i minuti e nemmeno i secondi. So solo che ho usato male le mie parole, la mia vita. Perché io non sto qua e sto morendo. E dietro di me non ho lasciato niente. Quando sono nato, lui mi diceva sempre, le parole sono come i semi, se tu le usi bene quelle crescono e creano altre parole, altre idee, altre storie, che daranno vita a qualcun altro, un'altra persona che ci sarà solo grazie a te e a quello che hai detto. Io a tutto questo ci ho sempre creduto. E sì, perché io stesso sono nato da una parola sua e da quello che lui ha seminato. E allora stamattina sono tornato da lui e gli ho chiesto quante parole mi restano. Lui allora ha abbassato lo sguardo, ha guardato per terra e poi mi ha risposto, 834. 834. Ho cominciato a ripetere tra 834 parole, io sarò morto. Ancora un po' sarebbe tutto finito. E allora ho cominciato a pensare che magari potevo risolvere la situazione in un modo diverso. Magari, che ne so, me ne potevo star zitto e fermo per tutto il resto della vita mia senza parlare. Chissà quanto sarei sopravvissuto così. Forse mesi, forse anni o addirittura all'infinito. Poi però ho pensato che comunque alla fine tutto questo non avrebbe risolto niente. E no, perché io non avrei piantato nulla e non avrei messo nessun seme sotto la terra. E allora ho deciso di venire qua, a Roma, la città eterna dove ci stanno le radici mie, e di usare tutte le parole che mi sono rimaste davanti a voi. Questo sarà il mio ultimo tentativo di lasciarmi dietro una storia, una vita, una persona che possa dire di essere nata grazie a me e a quello che ho detto. Userò tutte le parole che mi sono rimaste, tranne una. Lascerò alla mia vita una sola parola e con questa vivrò. Vivrò con l'unico scopo di veder crescere quello che io ho seminato, di vedere una persona prendere forma e poi vivere una vita propria. E poi alla fine, quando sarà grande, mi avvicinerò a lei e le dirò addio. E poi morirò. Queste che sto dicendo sono le mie ultime parole. Prima di cominciare me ne mancavano 834. Mo me ne mancano solo 38. Mentre parlo, io sto invecchiando. Magari voi non lo vedete, ma io sto morendo qua, davanti a voi. Parlo e lentamente muoio. Quando avrò finito questa frase, mi mancheranno solo 5 parole. Addio. Ora, io aspetterò.